Marin Show, Season 2, Episodio 25. Siamo arrivati all'ultima puntata e stasera sono con Elisa Farinetti. Ciao, Elisa. Ciao. Devi sapere che c'è questa manfrina del ci salutiamo come se ci fossimo appena visti. Ma ormai va, va, va avanti tutta la Season 2. Nella Season 3 ci inventiamo qualcos'altro. Allora, intanto, grazie per, per essere venuta. E sono, sono stracontento perché sono, sono interessato da un po' a, a costruire questa eh, cross medialità fra gioco da tavolo, videogioco, tutta la cultura pop, come, come va di moda ora, mi piace ancora chiamarla cultura nerd. Eh, per chi non conoscesse Elisa, Elisa è eh, business developer e co-founder di Broken Iron Games, mi, mi, mi impappino sempre con la parola arms, non so come mai. è uno studio di produzione di videogames nato a settembre 2013. Se, se le informazioni sono corrette, e la cosa che mi incuriosisce, che parliamo subito da questa domanda, è nata grazie all'acceleratore di startup australiano ANZ. Sì. perché australiano? Perché, allora è una lunga storia, cercherò di farla brevissima. Ehm... In quel periodo lì il 2013 era il momento di super, eh, eh, super hype per le start-up, gli acceleratori di start-up. Eh, noi stavamo, eravamo già formati come team, nel senso che c'erano già le persone, che ancora alcuni sono ancora in azienda adesso. Ehm, Volevamo fare questa esperienza, voleva, ave, sapevamo di avere una conoscenza tecnica ma di non sapere nulla di business, proprio zero, eravamo delle capre ignoranti. Allora abbiamo detto, ok, proviamo a cercare un acceleratore, abbiamo applicato un po' in giro per il mondo perché all'epoca erano abbastanza diffusi, tantissimi in America, eh, qualcosina in Europa, ma in Europa erano proprio i primissimi momenti. Eh, il focus era... Oggi L'obiettivo era andare in un, altro, in un altro posto in realtà, ehm, che poi ci ha selezionato lo stesso, ma eravamo già stati selezionati poco prima dal, da questo acceleratore in Australia, da ad Adelaide, e ci siamo guardati, ragazzi vi va di partire per l'Australia? Sì, andiamo e abbiamo fatto questa esperienza sì, in, di quasi, una, quasi un anno in Australia. Quindi rientrate nella definizione di mente in fuga, dai. No, assolutamente no. No, vabbè, sì, un pochino l'abbiamo fatto, però poi siamo rientrati a casa base nella, nelle nostre terre, diciamo, sì, sì. E senti, l'idea di creare un... Allora, la cosa che io rosico, te lo dico proprio sinceramente, è che io anni fa, proprio anni fa, in adolescenza, Ero tutto invischiato nei primi progetti di community online del mondo dei videogiochi, quindi Games in Broadband, NGI, AMBI, Associazione Nazionale dei Videogiocatori Italiani. Quindi ero un super smanettone, ma più sulla parte hardware, quindi facevano tutti i vari server, shard, yeah. clonati, Counter-Strike, quelle robe lì. E sembrava l'Eldorado del videogioco, no? era il momento in cui. Fra essere in Germania, in Francia o in Italia ti sentivi fichissimo perché poi gli strumenti di comunicazione erano quelli che erano, i social network erano usati e non usati, quindi non avevi nemmeno tanto la percezione di che cosa facesse all'estero. Poi il mondo del videogioco è esploso in varie direzioni e in Italia è rimasta tanta comunicazione e poca struttura. Quindi abbiamo tantissime testate giornalistiche, tantissimi canali, però sostanzialmente poca costruzione di. Divertimento, no? Quindi piattaforme, sviluppo, eccetera. E quindi rosico perché dico: Ma allora si può fare il videogioco in Italia? Che allora... risposta mi dai a questa mia rosicata? Ti <ride> una risposta: Sì, si può fare. Non dico che sia semplice. Ehm, allora, noi siamo partiti perché siamo programmatori nel senso io e il mio socio Yves che probabilmente ci sta anche guardando. Ehm, Abbiamo studiato informatica, siamo programmatori, abbiamo iniziato a lavorare presso aziende a Torino all'epoca eh, facendo sviluppo, um, io più di applicativi, Iva eh, aveva già un, un indirizzo legato un po' più che all'intrattenimento all'e-learning, quindi all'apprendimento attraverso metodi digitali. Eh, la passione per i videogiochi è una passione che lui aveva tanto, io forse un po' meno, nel senso che non sono mai stata una grandissima giocatrice, lo ammetto, um, però le competenze c'erano, più o meno gli strumenti che usavamo erano abbastanza simili. E, e quando poi è arrivato quel grande avvento dei, degli engine, specialmente di Unity per quello che riguarda noi, ma anche Unreal mm. per, per altri studi, diciamo che la storia si è abbassata tantissimo, quindi anche noi potevamo iniziare a fare qualcosa, e capoccioni, dai, che ti direi dai, ci abbiamo dato tanto che ci siamo iniziati a fare qualcosina, prima per, altri, per altre aziende, prima come freelance abbiamo fatto le l'età, più diverse forme eh, in questo lavoro, eh, però sì, si può fare, non, non è sicuramente una, eh, un mestiere semplice, ma come non lo è il mestiere dell'imprenditore non è semplice, nel senso avere una propria attività, una propria azienda non è semplice, eh, e come non è facile fare videogiochi, non è facile avere un bar o un ristorante, peggio ancora di questi tempi, eh, però ecco sì, è fattibile. Mm. Ci sono degli strumenti che si possono utilizzare. Cioè ci sono tutti i, i presupposti anche in Italia oggi per, per farlo. Insomma, stai buttando carbonella sulla mia rosicata. <ride> <In sostanza. ride> no, vabbè, no, ma ci sta nel senso, è, è legittimo. È, è, non, non era chiarissimo. Quando abbiamo stato noi, ad esempio, nel 2012, non era chiarissimo quale dovesse essere il path, il percorso da fare per un'azienda piccolina che iniziava. Um, non... Il concetto dei giochi, in, cioè il mondo indie ha sicuramente eh, sdoganato per tantissimi di noi eh, la possibilità di, di finire su, piatta, su grandi piattaforme, di, di rilasciarci, pubblicarci da soli, eh. anche quando siamo partiti noi non era proprio chiarissimo, infatti abbiamo fatto una valanga di errori e di, di cose che oggi non, non rifaremo più, però ovviamente è la, è la curva di apprendimento. Un mestiere che entra nel sangue, dai. Eh, sì, sì, è la curva di apprendimento, c'è poco da fare, ce l'hai in tutti i mestieri, ce l'hai anche quando vai in bicicletta, quindi c'è anche nel fare videogiochi e è fattibile con una serie di... Io potrei dare una lista di tipo state attenti a, però si può fare, si può fare anche in Italia. Ovviamente dietro l'autopagamento, perché <ride> <No, ride> l'expertise no, si paga. <ride> la condivido spesso, la lista delle... state attenti a tutte queste cose qui. <ride> Però si può fare, si può fare. Senti, le prime esperienze come sono state? Qual è stato proprio il primo... la prima volta che avete iniziato a lavorare su un videogioco e dire... Ormai ho questa, questa frase da Frankie String Junior. <ride> si sì, può fare! Eh, ma allora, noi siamo partiti come sviluppatori mobile, eh, in quanto mh, buona parte del background dello studio arrivava dal mondo degli applicativi e applicativi mobile, quindi per una serie di, di ragioni era molto contiguo al nostro vecchio lavoro. Um, I primi giochi che abbiamo fatto su mobile cioè lo dico senza grossi problemi, non sono stati un granché, sicuramente eh, Cabo Monster è il nostro piccolo bambino, ma non è il gioco più bello che abbiamo mai fatto, su questo sono la prima a dirlo. Eh, è stato il primissimo? È stato uno dei primissimi, sì, sì, il primissimo pubblicato là fuori, comunque che è finito sugli store, eh, un sacco di altre cose sono rimaste sui pc o in posti nascosti, eh, però è sicuramente stata la prima volta che ci siamo scontrati con la realtà dell'industria dei videogiochi e del come si, si crea un qualcosa e lo si mette fuori. Um, il, forse il vero wow moment uh, si può fare, l'abbiamo raggiunto qualche anno dopo, um, quando. Grazie a, a quello che era un gioco di carte eh, siamo stati in contatto con Milestone, che è una delle aziende italiane più grosse che sviluppa videogiochi, sviluppa i giochi di, i giochi di corse, e abbiamo collaborato con loro eh, nel portare, nel declinare un, un loro prodotto in una versione diversa su mobile con My Red Challenge, con un gioco di carte. Lì forse ci siamo, abbiamo iniziato a dire, ok, eh, forse stiamo entrando in questa industria, o almeno stiamo iniziando a... A lavorare è stato, per me è stata una gavetta incredibile. Ringrazieremo mai tutta la vita eh, per quello che è stato lavorare con loro. Da lì, poi ne sono susseguiti altri, abbiamo lavorato circa tre anni, tre anni con loro e forse lì sì, ci siamo davvero resi conto del ok. Iniziamo a essere professionisti, l'ho metto tra tante virgolette, perché è una parola difficile. Ehm, in questo settore iniziamo a avere un. Un nostro piccolo spazio, ecco, sì. e, però, la cosa che, che ti chiedo, no? io oggi sono un programmatore, sono uno sviluppatore, voglio lanciarmi nell'industria del, del videogioco ok, ci sono i primi engine, ci sono le piattaforme per la distribuzione, sicuramente oggi è più facile che magari negli anni 90, dove dovevi costruirti tutto, cioè dal framework, okay. a anche, anche a capire dove vendere fisicamente i giochi, perché Direzione. andavano masterizzati e, e, e portati in una distribuzione di negozi e punti vendita. Oggi, senz'altro da una parte... Siamo un po' strozzati dalle piattaforme digital che hanno una sorta di oligopolio protetto, quindi hanno commissioni altissime. Abbiamo letto vari articoli al riguardo. Dall'altra, però, è anche vero che hanno aperto delle autostrade, perché oggi dalla tua città puoi programmare un gioco certo. e se ha un discreto successo virale può raggiungere virtualmente tutto il mondo, basta sì, localizzarlo. Sì. E. e quali sono però le difficoltà più grandi? Sono difficoltà di natura tecnica, di natura commerciale, di natura comunicativa. Dov'è dov la sfida oggi per un piccolo studio indie nello sviluppare videogiochi? Ma allora, mh, è una domanda complicata. Ci sarebbero, penso, da ci potremmo, potremmo parlarne per due giorni, credo. Allora, sicuramente eh, dal punto di vista tecnico e tecnologico... Ehm, un programmatore anche autodidatta oggi ha a disposizione talmente tante risorse per poter costruire qualcosa um, che oggettivamente non credo ci sia davvero più, un, un vero, non c'è nemmeno più un, un, una barriera di ingresso su quel fronte. Nel senso, un computer da 1000 euro e cioè, non, non hai più bisogno di, di grandi, grandi investimenti su quel fronte. C'è sicuramente un discorso commerciale, nel senso che, come dicevi tu, avendo, essendoci questi store digitali che hanno aperto, oserei dire, più che delle autostrade, proprio, cioè, delle arterie gigantesche uh, per tutti, ovviamente la competizione si, al si alza, aumenta. E mh, la vera sfida, secondo me, sul fronte commerciale è il trovare qualcosa da dire e dirlo in maniera personale, in questi termini ehm, di giochi là fuori ce ne sono tantissimi tantissimi molto belli giochi pazzeschi ragazzi che i piccoli studi che investono un sacco di ore però trovare degli spazi per comunicare e avere della visibilità in un certo senso è oggi è difficile io non dico che sia impossibile nel senso che si, ci sono sempre di più degli strumenti che permettono agli sviluppatori di farsi conoscere ehm, tra l'altro in un certo senso anche la pandemia un pochino ha ribaltato alcune Però. situazioni perché ovviamente intanto, è diventata un pochino più democratica mh, nel senso che non essendoci le fiere mentre la fiera grandi nomi hanno i grandi stand e tu piccolino non te lo puoi permettere lo stand oggi gli eventi sono digital, è sempre riservata una parte agli indie che ogni anno aumenta e cresce quindi ehm, c'è lo spazio e il modo di dire qualcosa con il proprio prodotto è sicuramente più difficile di un tempo eh, perché c'è tantissima concorrenza. Dall'altra parte, però, ci sono anche i giocatori sono anche aumentati come bacino. Abbiamo giocatori da, da teen fino ai sessantenni, cioè c'è una, una scala tale di pubblico che si può trovare la propria nicchia. Eh, L'altro ostacolo, che secondo me, era un ostacolo fino a qualche tempo fa, adesso lo è un po' meno, ehm, è la questione dei capitali, perché ovviamente sviluppare un prodotto, eh, per quanto esso sia piccolo, eh, comunque richiede ca dei capitali, che poi alla fine sono, sono ore uomo, la maggior parte delle volte. Ehm, Sicuramente era molto più complesso un tempo trovare capitali e, e avere accesso. Oggi oserei dire che c'è spazio, ci sono sia le piattaforme che investono in piccoli team, eh, ci sono i vari fondi nazionali, di cui anche l'Italia adesso ne ha uno. Um, non dico che sia semplice entrare, no, nel senso che bisogna essere strutturati, formati, bisogna saper parlare di questo, di questo mercato, bisogna conoscere i numeri. E, avere qualcosa di concreto nel, tra le mani, ma è possibile arrivare ai capitali oggi. Eh, secondo, personalmente trovo un po ben, più, ben di più di qualche anno fa. Eh, ti dico, ci sono tantissimi ostacoli diversi, dipende tantissimo anche poi dallo studio cosa vuole raggiungere. È ovvio se, mini, ci siamo uno studio di 5 persone e vogliamo fare il prossimo Dota o vogliamo fare il prossimo multiplayer online, ti direi... Mm, complicato perché lì va, ci va tecnologia, infrastruttura, capacità ci servono, proprio, servono anche figure eh, lavorative, professionali che, magari, che non sono semplici da trovare non che non ci siano ma ecco, non lo trovi passeggiando per strada un, uh, un server engineer uh, dipende molto da che cosa si vuole raggiungere ecco, io quello che consiglio sempre agli studi piccoli è lavorate a piccoli passi su scope, o comunque su eh, target piccolini da raggiungere e poi passate a quello dopo e poi passate a quello dopo ancora, anche perché oggi è l'unico modo, secondo me, sano di, di crescere un'attività e comunque un, un team o delle, delle capacità. Ecco. Questo poi è vero un po' per tutto il mondo dell'impresa sì, sì, perché tantissimi imprenditori finiscono gambe all'aria più delle volte perché fanno il passo più lungo della gamba. Cioè sì, la sì, struttura sì, sì. arriva fino a X e vogliono esatto. fare X più 1000. Eh, non ci puoi essere... arrivare. Eh. Sì, 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 assolutamente d'accordo. tra senso... l'altro citavi il problema di capitali, però anche tutta la realtà Kickstarter e crowdfunding nel mondo del videogioco è diventata sempre più, più utilizzata. ci sono un sacco di videogiochi che oggi vengono finanziati, anche, anche giganteschi flop sì. che vengono finanziati sì, 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 grazie a Kickstarter. Ci avete lì, pensato? Allora, lì c'è un, un po' un rischio nel senso: quando è arrivato Kickstarter, faccio esempio anche in Italia, in Europa. Ehm, Kickstarter era un, bel, un, un ottimo modo per raccogliere capitali e fare anche, non è solo raccogliere capitali, ma raccogliere capitali da una tua possibile community, che è doppia, vale doppio perché stai raccogliendo i soldi da una parte, ma stai raccogliendo anche l'utente che poi. Vero. Spargerà la, la tua parola, racconterà agli amici e magari tramite lui arriverà un'altra copia venduta. Quindi eh, raccogli in due modi e che poi entrambi ti portano sempre al capitale. Ehm, negli ultimi anni, eh, a netto di grandi unicorni che eh, hanno, raggiunto, hanno fatto campagne Kickstarter pazzesche, raggiungendo grandissimi... Quantitativi di denaro è sempre più difficile per i videogiochi. Um, hai bisogno, di, davanti ai giocatori, di avere un nome o comunque di provare un track record, di provare un, un background, un passato di un gioco precedente. Allora sì, lì se si ha un, un, qualche, un qualche storico. Lì sì, ci cioè, sono stati dei casi pazzeschi e, e, e giochi magnifici che sono stati fondati tramite Kickstarter. Se hai, non hai tanta riconoscibilità nei confronti dei giocatori, nel senso che i giocatori non sanno che chi è il tuo studio, cosa ha fatto prima, eh, che prodotto hai deliberato prima di quello, allora diventa un pochino più difficile, perché giustamente anche il giocatore, eh, così come cresce l'industria, cresce anche la, la sua capacità, la sua percezione, quindi. Eh, Diventa sempre più <ride> intelligente, oserei dire, certo. nel, senso, nel senso di capire se questo gioco potrà essere portato a termine o meno, perché come dicevi tu, bufale ce ne... o prodotti che non sono poi arrivati dove dovevano arrivare, ce ne sono stati. Qui, secondo te, diciamo, è stata una maturazione un po' del consumatore sì. che si è sì. accorto che non è tutto oro quel che luccica, allora o oh, mi fai vedere che hai i numeri oppure prima di darti il back magari a 100 dollari ci penso un attimo. Esatto, esatto, perché magari prima era un pochino più semplice, anche travolti dall'onda del dai, siamo parte di qualcosa. Um, noi lo diciamo, non ne parliamo spesso in ufficio quando parliamo di community o comunque il giocatore o comunque la persona che si interessa al tuo prodotto, quale, qualsiasi esso sia, ha piacere di essere parte di una storia di successo. Uh, di una storia vincente, perché ovviamente è bello sentirsi parte di qualcosa che, era, che è vincente. Eh, finanziare un titolo, magari che in seguito, oppure che è già stato di uno studio che ha già portato a termine grandi cose, di cui io magari sono già stato parte, è bello perché do fiducia a qualcuno con cui, tra virgolette, ho già lavorato, anche se in senso lato, eh, con uno sconosciuto diverso, sono più dubbioso, ho più, più remore e, e ovviamente poi teniamoci, esistono i, le eccezioni a questa regola sicuramente, infatti noi per il nostro ultimo gioco c'è stato un momento in cui abbiamo pensato magari proviamo con Kickstarter, ma abbiamo deciso di non farlo per un discorso di non avendo un grosso track record alle spalle, estremamente riconoscibile come prodotto nostro, abbiamo detto aspettiamo, magari sul prossimo ecco, se questo andrà bene, allora sul prossimo potrebbe essere una via da, da intraprendere chiaro, chiaro comunque secondo me per il videogioco mancano le miniature <ride> perché nel settore del gioco da tavolo il la Wars sola, ce ne sono tipo uno ogni due eppure <ride> È pure milionate avanti. di milionate di milionate ecco, il Basta, mettete che... le miniature fai digital download oh, sì. e ti spediamo una miniatura a casa fatta vai, ti, ti metto la, la firma sul progetto Finito. senti interessante, interessante la questione che hai sollevato faccio anche un po' di domandine tecniche, si parla anche un po' di business eccetera sulla, sul discorso delle, della, della sovrabbondanza no? un tema che ricorre spesso faccio questi parallelismi anche per l'audience che ci sta seguendo in questo momento nel nostro settore il gioco da tavolo è proprio la sovrapproduzione. Eh, molti giocatori, ma anche molte aziende, soprattutto i negozi fisici, si lamentano del fatto che in un anno escono circa dai 3 ai 4.000 board game. Quindi, insomma, una, una quantità di, di giochi. Secondo me, quest'anno li scoppiamo alla grande questi numeri, però tanti, che non sono mai tanti quanti videogiochi perché, se sommiamo dal tripla al doppia alla singola A. Al super fatto in casa da uno, sul cellulare, eh, sostanzialmente ne abbiamo boh, mille, mila, come diceva l'ingegner Cane. Eh, come la vivete voi da, da studio di produzione questa cosa? Cioè, giustamente detto è un problema perché essendoci una sovrabbondanza devi farti largo, di contro, però, la sovrabbondanza è anche un sintomo del fatto che l'utenza è esplosa. Oggi videogioca chiunque videogioca la mamma, il babbo, il bambino, i, nu i nuovi nonni sono persone che hanno già conosciuto il computer nella loro vita, no? mio nonno giocava a carte al circolino, mio padre che ha eh, quasi 70 anni è un videogiocatore, cioè gioca a Diablo 3, per dirti, è un'altra una, una, un generazione, e, e giocava sull'M24 a Bubble Bubble, eh, i certo, giochi certo. con grafica EGA, quindi si sta, sta diventando al pari della televisione, al pari del cinema, una forma di intrattenimento ormai sdoganata. In ogni casa c'è una console o uno strumento per giocare, se, se non altro c'è lo smartphone. smartphone. Che, 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 che insomma, qualche anno fa, con molto meno potenza di calcolo, si mandavano missili sulla Luna. Quindi, eh, Verissimo com questo. Come si bilancia la sovrapproduzione, la nicchia e la voglia di uno studio di emergere? Cioè, Cosa si può fare per, per vivere in un contesto che ormai è assodato, sarà sempre più iperproduttivo? Questo è verissimo. Io ti dico: c'è cioè una cosa che dico spesso quando magari ci troviamo tra colleghi, facciamo lo stesso lavoro e, e esce fuori questo discorso, spesso, tipo: Ok, gli store sono, sono pieni di roba, e io poi gu mi guardo e dico, Sì, ma siamo noi a riempirli di roba, nel senso che. se... Se c'è questa sovrabbondanza, è perché a noi è stata la possibilità di farlo, altrimenti, non ci sarebbe. Quindi, io personalmente, non la vedo in maniera così negativa o preoccupante. Nel senso, ehm, sta a noi che siamo gli studi e che eh, facciamo la parte creativa, mh, capire dove è possibile entrare e in che modo perché. È vero che la, i, i giochi sono tantissimi, c'è una sovrabbondanza devastante di prodotti, escono un sacco di giochi al giorno ed è vero che il tempo dei giocatori è sempre meno, o meglio lo era pre pandemia. La pandemia ha un po' cambiato gli equilibri e, ed è, e questo secondo me è un equilibrio che tenderà a restare su alcune fasce di, di persone, eh, mm. magari non tantissimo, ma tenderà a restare. Eh, Secondo me, cioè almeno quello che penso io, quello che noi come studio cerchiamo di fare, è mh, trovare delle nicchie e ovviamente eh, trovare un nostro pubblico, un nostro target, un nostro giocatore con cui parlare. Eh, perché alla fine è un po' lì, secondo me, la, il, il nocciolo della questione. Nel momento in cui riesci a costruirti una, una community, una nicchia, un, un piccolo pubblico, e il tuo gioco ha un investimento dietro commisurato a quanto è grande il tuo pubblico. Beh, allora funziona. Cioè, si può fare <ride> di nuovo tornando a Frankenstein. Mi piace tantissimo fare. questa risposta perché con una risposta super polite hai descritto quello che si dovrebbe fare in ogni azienda sana nel 2021 per progettare la costruzione, la creazione di un contenuto e hai blastato CD Projekt. <ride> Quindi... No, no, vabbè, c'è il senso. Okay. <ride> Ti dico, va proprio... benissimo perché io sono Secondo in me questo molto momento mo, di... molto hater con <ride> contesto di Project quindi quando ho detto un investimento commisurato alla dimensione della commedia del progetto per me hai vinto tutto perché questa per è come, la, come la, la viviamo noi nel senso che poi siamo una realtà piccola e non avendo giganteschi capitali alle spalle, dobbiamo stare attenti in quello che facciamo non dico che sia semplice nel senso, non dico che si faccia così con uno schiocco di dita, proprio, proprio per niente ecco, cioè, è forse una delle operazioni più difficili da fare um, però si, si può fare noi, lo stiamo, cioè, noi con il nostro nuovo gioco in uscita lo stiamo facendo darà dei risultati, punto di domanda lo speriamo, nel senso che abbiamo un, Lavorato tre anni per riuscire ad arrivare a questo, e, e, però è un po' quello che noi come studio vediamo come unico modo e unico mo pensiero per poter portare avanti la, la nostra visione e un business come il nostro: quindi piccolino, calmierato, misurato, che può crescere, sì, ma cioè, non, non mi aspetto di diventare 200 persone domani, eh, perché siamo anche abbastanza concreti e con i piedi piantati a terra, ecco, anche quello. Chiaro, chiaro. Senti, mi fanno una domanda dalla, dalla chat, e interessante, perché chiedono eh, Gentile Elisa, buonasera Nicola. Il mondo del videogame è ormai molto lontano dalla mia realtà, ultimo gioco giocato Halo, vorrei capire quindi il rapporto fra un team indipendente, come il vostro, che crea appunto giochi indie, e una Casa editrice, insomma, una software house con infrastrutture complesse. Ipotizzando la creazione di un gioco indie veramente rivoluzionario e spettacolare, quanto è probabile che il team venga fagocitato da una grande software house? Quanto conviene a loro essere fagocitati e quanto non conviene? quindi Il tema un po' delle acquisizioni che sì, insomma di sì, questi sì, tempi, sì, pensando sì, che Bethesda, che non è più indie da un pezzo, è stata acquistata. Pensando che è un colosso, c'è cioè, tra Mammut si sono comprati di vabbè. Sì. e è difficile, nel senso. Ehm, noi personalmente come studio, io parlo della nostra esperienza e cerco di darvi un'idea del, del nostro ragionamento, perché poi fare videogiochi come fare la pizza, come fare giochi da tavola, come fare qualsiasi altro mestiere, secondo me è molto personale, nel senso, ok? La tecnologia, gli strumenti sono quelli, poi il perché lo fai, il cosa vuoi raggiungere, la tua visione di impresa è estremamente personale secondo me. Ehm, noi personalmente, come studio micro, eh, molto piccolo, abbiamo sempre optato per il self-publishing, quindi non abbiamo, abbiamo, siamo stati in trattativa con publisher, con editori, sì, ci abbiamo parlato, ragionato, discusso, alcuni sono anche amici, nonostante poi non si sia appogliato niente a livello di business, eh, però abbiamo sempre prediletto il self-publish e l'autopubblicazione. Um, con, e questo sicuramente in passato ha dato anche dei problemi perché comunque ci va uno sforzo produttivo non indifferente. Um, faccio un altro esempio: mh, di, questo non riguarda un'acquisizione, però riguarda un team piccolo che, tramite un'azienda un più grossa, è riuscita a portare a casa un progetto assurdo. Gli sviluppatori di Valheim, grazie a Coffee Stain hanno portato a casa un, un gioco che è pazzesco e che è stato ha fatto. 5-6 milioni di utenti in 10 giorni. Um, anche noi, anche noi siamo colpevoli, Guilty, Eccoci. Non io, quello che guarda in la, in la live, ma Guilty, siamo colpevoli. È sempre un discorso di forze e di, di pesi. Um, noi personalmente ci siamo trovati a lavorare con aziende più grandi di noi, vedi una milestone, è stata, penso, l'esperienza di. Più formativa, più bella, anche difficile in certi momenti non, non lo nego, però è stato pazzesco. Senza quell'esperienza lì non saremmo diventati l'azienda che siamo diventati. Poi c'è il discorso del business dall'altra parte, nel senso che fare questo lavoro richiede dei capitali. E se tu, socio, founder, fondatore dell'azienda non, non li hai, barra, non hai la capacità di poter parlare con una banca, di, di, di poter trovare un investimento di altra forma. E queste grandi realtà ti, ti mettono sul piatto un, un finanziamento o comunque dei, dei capitali che ti permettono di continuare a sviluppare i tuoi giochi, di continuare a almeno a tenere le tue persone dentro per tot anni. Beh, io non ci trovo niente di male, anzi lo trovo, cioè è corretto secondo me. È ovvio che è un grandissimo trend in questo momento perché la nostra industria sta esplodendo, nel senso il 2020 fatto, ha fatto dei numeri da record e, e tantissimi eh, hanno iniziato a guardare intorno perché poi le grandi aziende comprano studi più piccoli non solo per l'IP magari la comprano per la forza lavoro, per le persone, magari la comprano per uh, un pezzo di tecnologia che hanno scritto, magari la comprano per la, vis la vision o la visione che questa azienda vuole portare dentro l'industria. Mm. Questo è un discorso molto diverso da una Bethesda e Microsoft. Cioè lì parliamo è. di... è un discorso più finanziario, mm, quasi fiscale, in, cer in certi frangenti. Eh, io parlo di... di anche quello che c'è in Italia, di, di uh, tre studi italiani medio, medio piccoli, eh, anzi medi, piccoli no, medio piccoli sono stati acquis acquisiti nell'ultimo anno, anno e mezzo. Eh, è, è sicuramente sintomo che, che qualcuno si è trovato bene con qualcun altro e c'era un, un mezzo a, in questo rapporto, c'era un. Punto, nella metà, che faceva bene entrambe e che quindi ha dato vita a questo, a questo matrimonio. Eh, sbagliato, giusto che so sia, poi lì sono le, anche le questioni personali di ognuno. Mm. Io non ci vedo niente di male, in realtà. Mm, se vengono fatte bene, possono essere un grandissimo boost per le persone che sono dentro, per le piccole aziende, chiaro. anche per piccoli team, perché comunque quando vieni acquisito da un'azienda più grande eh, apprendi modelli di business, modelli produttivi. Eh, è impressionante quello che è lo scambio che si può avere. Chiaro, chiaro. E quando dici che invece voi avete prediletto l'autopublish, insomma l'autoproduzione è stata una scelta più dal punto di vista artistico creativo cioè avere la libertà totale di seguire tutto il progetto dalla A alla Z perché non avete trovato l'acquirente giusto il finanziatore giusto o, o più per una visione che ancora non incontra al 100% quello che è il, il mercato B2B quindi non la produzione di videogioco eh, ma poi la, la, la compravendita fra aziende guarda mh, più allora, il, la nostra scel scelta sull'autopubblicazione è ehm, stata dettata da diversi fattori, Mh, più che da un discorso creativo, sulla creatività noi siamo sì, cioè ci piace, però poi siamo anche consapevoli che uno un confronto e uno scambio di informazioni con un'altra un parte eh, sicuramente possono generare qualcosa di positivo, non lo vediamo mai come un'imposizione, come, un come qualcosa che cade dall'alto. La nostra scelta di autopubblicazione è stata più per un discorso di controllo delle informazioni e dei dati. Essendo uno studio piccolo che sta lavorando tanto nel crearsi una community, nel creare un qualcosa intorno a sé, o almeno essere riconoscibile dal punto di vista per i giocatori, abbiamo bisogno di poter vedere i dati, poter vedere chi è il nostro giocatore, con che, con che frequenza gioca, eh, che cosa gli piace, che cosa non gli piace. Mh, anche perché deriviamo dal mondo mobile, quindi abbiamo una, una folle attenzione sul, sugli analytics, sui numeri, sul, eh, sulla parte informativa. Um, Questa era una, una cosa che a noi ha sempre attirato molto, e spesso, quando lavori poi con un partner, un editore, mh, queste informazioni magari riesci ad accederci, però non ci accedi in maniera diretta e istantanea. E invece, la nostra visione è quella di poter prendere decisioni sulla base di questi numeri, di queste informazioni. Okay. Di, di quello che vediamo accadere e, è difficile spesso avere questa apertura eh, con una, un partner anche solo perché per il partner vuol dire mettere in piedi una valanga di strutture per poterti avere, dare accesso a questi dati noi abbiamo, abbiamo, abbiamo sempre abbiamo questa necessità chiamata è anche un po' morbosa forse non lo so però Ecco, è forse più un discorso di controllo delle informazioni piuttosto che il controllo creativo. Quello, sì, ok, ci piace fare come vogliamo noi, però nel senso eh, siamo anche aperti alla discussione. Eh, su quel fronte lì invece vogliamo, eh, vogliamo capire che abbiamo davanti e perché sta lasciando una recensione negativa, perché ha fatto un refund, perché non gli è piaciuto il nostro gioco. E sì, quello. Perché sostanzialmente in caso di acquisizione da un altro gruppo, un altro software house più grande, il rischio è che lo studio diventi una struttura di back end, quindi che sta dietro e tutto il front end viene gestito dalla nuova azienda e quindi perdete il allora, contatto con la community. Sì, sì, sì succede, anche, anche non durante un'acquisizione, mm. anche solo con una partnership, con un editore. Eh, l'editore poi ovviamente è quello che fa la parte di marketing è quello che si interfaccia con la community per caso di Dio ci sono editori che sono pazzeschi e lasciano anche spazio allo sviluppatore, non dico questo Mh, noi nelle nostre discussioni con editori, con possibili partner in passato eh, non abbiamo mai trovato il partner giusto con cui lavorare sul fronte quindi abbiamo deciso di fare in self publish tutto lì Chiaro. Senti, c'è un nostro affezionato follower Paolo che ti chiede: In Broken Arms sviluppano anche giochi multiplayer. Che soluzioni tecniche hanno adottato se si può sapere? Paolo è un eh, tuo collega programmatore. Programmatore. Eh, allora, non facciamo multiplayer da un po', ehm, ma abbiamo fatto, cioè non abbiamo fatto mai multiplayer vero e proprio. Abbiamo sempre fatto cose asincrone e. Ehm, Soprattutto con scambio dati. E usavamo. Abbiamo usato per lungo tempo Playfab, che è un'infrastruttura un di Microsoft acquisita da Microsoft qualche anno fa che gira su, su server Azure. Eh, molto, molto funzionante, molto buona, e ci siamo sempre trovati molto molto bene. Ok, speriamo di aver risposto a Paolo. Io non ho capito niente, però. Vabbè. <ride> Ciao Paolo, ti salutiamo con, con affetto per aver fatto questa domanda complicata. Dacci feedback. Allora, prima di entrare poi nell'ultimo progetto che, che state per lanciare, che poi sarà, sarà una parte corposa di questa chiacchierata, ho una domanda che ci arriva via mail da uno spettatore che non ci potrà seguire, Alberto. Okay. Che però voleva sapere come si fa a sviluppare competenze per diventare programmatore di videogiochi? Se è utile fare degli studi universitari? O se c'è una facoltà specifica o una scuola superiore indicabile o consigliabile per chi volesse intraprendere questo, questo mestiere, o autodidatta magari? Allora, mh, verticale gaming. All allora, io quello che consiglio sempre a chi vuole fare il programmatore, ehm, ed è appassionato di gaming, e quindi vorrebbe magari un giorno entrare nel mondo del gaming, ehm, ingegneria informatica o informatica sotto la facoltà di scienze sono sempre due ottimi punti da cui partire poi se non vi piace informatica fate matematica però tanto o fisica però intanto sempre se, se non è zuppa e pan bagnato si lì nel senso una mente matematica e eh, una buona base di programmazione eh, di logica assolutamente quella è indispensabile um, negli ultimi anni sono nate un sacco di scuole um, verticali sul mondo gaming che offrono anche dei, dei corsi di programmazione io su queste non, non saprei cosa dire perché non avendole fatte non, non ho un feedback oggettivo da dare al riguardo perché non, non lo so um, diciamo che se si vuole fare un po' di, di lavoro ad autodidatta a casa c'è un sacco di materiale online ma tantissimo um, soprattutto sugli engine quindi cioè si prende Unity on Real, si inizia a leggere la documentazione, a fare tutti i vari eh, esempi che vengono fatti dentro, dentro le documentazioni, tutti i vari progettini di esempio, c'è tantissimo materiale. Um, c'è qualche corso specialistico di informatica, se non sbaglio, a Milano, um, che riguarda solo la programmazione gaming, um, tenuto da, dal professore Pierluca Lanzi, quello è molto so che, so che è molto buono perché beh, noi abbiamo partecipato, fatto qualche intervento qualche volta, sono è molto bravo, um, come altre scuole, come Digital Bros Game Academy o altro, però ecco, il discorso scuola è un è, bisogna capire anche qual è il livello di, di programmazione che una persona ha per entrare e per iniziare. Però sicuramente una buona formazione di base di, di, di programmazione data da un qualsiasi corso universitario. Tecnico scientifico, secondo me è fondamentale. E poi, e poi tanto smanettamento di codice sbatti, per ore e ore, tante tanto, notti di sì, sì. Si sente la fatica nella voce, eh? te lo dico, Tantissimo. Eh. Ma io non programmo più ormai, quindi ormai faccio dell'altro si arriva alla triste fase in cui l'azienda vive di vita propria è e bellissimo. si guardano conti no, è no conti è conti quello che è bello sinceramente non dispiace <ride> però no no, 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 i ragazzi cioè, sono molto più bravi di me a farlo quindi che vadano avanti loro io eh, no, no, ogni tanto quando c'è qualcosa a server side chiedono però per il resto sono molto più bravi di me a fare quello che fanno quindi Vabbè, ma è, il, è il normale evoluzione in tutte sì, le aziende, sì, sì, ehm. sì, ma va benissimo così in realtà sì. Allora, parliamo invece del gioco in uscita a brevissimo, 13 maggio, giusto? Confermata? Sì, 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 Confermato sì. il The One, non ci sono oh, ritardi. Eh sì, sì, no, 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 13 maggio, 13 maggio, allora, 22 giorni. Il, il gioco sicuramente interesserà a tutti i board gamer in ascolto perché si chiama 100 Days, 100 giorni, e è, il, il gioco del, del, è un winemaking simulator, così l'avete <ride> definito, quindi il gioco dei fabbricatori di vino, <ride> che per noi in Toscana sono... Sono super apprezzati. Penso, dalla lista di piattaforme che vedo nella, nella bio, che sia il gioco più multipiattaforma che avete fatto? Uh, sì, sicuramente. Perché vedo uh, sì. sarà rilasciato su Steam, GOG, Epic Game Store, Stadia, Switch, iOS e Android. Quindi praticamente sì. non avete scuse per non giocarlo. E arriverà Ma... su anche su PlayStation e Xbox, che probabilmente non sono ancora scritte nella bio solo perché non abbiamo ancora. Okay. Perché non l'abbiamo ancora... Cioè, l'abbiamo detto più in, di in un'occasione, però sì, sì, uscirà praticamente dappertutto. Sì, Nell'arco di quest'anno, sì. Allora, la prima domanda che ti faccio è quanto è... Questa me la sono sempre chiesto da appassionato. Quanto è complesso programmare multipiatta, come dicono i giovani? Mm, allora... Mm, domanda complicata. Eh, dipende dal titolo, dipende dal tipo, dalla tipologia di prodotto che stai facendo. Eh, un gioco come Under Days... Non, non ha particolari complicanze tecnologiche, nel senso che è un gioco mediamente semplice. Ha un, un gigantesco problema, il controller. Perché, essendo un gioco fatto per mouse e tastiera, nel momento in cui devo andare a inserire tutti i comandi che funzionino da un pad, è un infinito bagno di sangue. Che però si fa. Ecco, cioè, ci sono delle, delle best practice da seguire. Ehm, dipende tantissimo dal prodotto, perché ogni prodotto sulla base di se è un prodotto che spinge tanto di grafica che ha bisogno di, di tanta animazione, tante cutscene ad esempio poi hai problemi di performance, di memoria su cui device un gioco come il nostro ad esempio non ha questo problema o meglio, ha, non ha troppi problemi su quel fronte um, è più un problema di controlli e di input system um, poi alla, alla, nel senso, gli engine noi usiamo Unity ehm um, danno un prodotto grezzo, esportato, uh, che non va, cioè che ha, Unity come, come engine ha tutta una serie di sistemi che permettono l'exporting le, verso le piattaforme. Diciamo che poi c'è un discreto lavoro di ottimizzazione da fare per ogni singola piattaforma. Fatto 100 il gioco, diciamo così, c'è un buon... Uh, 15, 20, ogni tanto anche 30%, sulla base di che piattaforma andiamo, di, di rework da, da mettere in piedi. Quindi tante, pi tante piattaforme significa sostanzialmente fare un macro progetto in un ambiente e poi fare tanti piccoli adattamenti seguire esatto. tante piccole patch. Noi, tanti piccoli... noi che partiamo da PC, perché il prodotto nasce mm. per PC, eh, poi andiamo a lavorare. Ad esempio sulla parte 3D, sugli asset in modo da renderli più, un pochino più, più fluidi, più leggeri su, per mobile. Mobile è tantissima ottimizzazione eh, di memoria e di, di performance. Su console, ad esempio, è tantissimo lavoro legato al pad, quindi nel essere perfettamente funzionanti e poter fare avanti e indietro su qualsiasi schermata, menu sotto menu, col pad. Eh, le piattaforme in cloud, ad esempio come Google Stadia, su cui usciamo... 15 maggio ehm, è un lavoro di entrambe le cose, c'è cioè un po' di performance, non tantissimo perché grazie a Dio loro banda ne hanno, eh, ma tanto sul pad perché anche loro richiedono tanto sul pad. E poi, specialmente le, piatta le piattaforme console e le piattaforme in cloud tipo Google Stadia hanno eh, una, una certificazione tecnica che va fatta del gioco. Mentre su Steam, noi, io, noi facciamo la build e la possiamo caricare nessuno controlla cosa c'è dentro la build. Eh, sulle piattaforme console su Stadia c'è la parte di certificazione, quindi un processo che dura circa 6-8 settimane eh, nel quale assieme al team tecnico di Stadia viene provato il gioco in tutte le varie casistiche, vari, lo eh, richiamano, test cases, però tutta una serie di, di situazioni per vedere che risponda in maniera coerente con la piattaforma e con gli altri giochi che sono sulla piattaforma. Perché ovviamente... Anche perché per Google Stadia il problema è loro, perché mentre su Steam poi se c'è un problema sull'applicativo se lo becca il consumatore. Esatto, sì, sì. Allora se sono problemi di, di memoria, sì, il problema sta da loro, quindi giustamente vorrebbero evitare di avere roba che mangia memoria come se non di, ci che fosse. Che gli domani. divora le macchine in cloud. Però mh, è anche un discorso di... Che ne so, Stadia ha il suo pad, c'è un tasto specifico per gli screenshot. C'è un tasto che ti porta al menu Stadia. La piattaforma ti chiede che il comportamento su quel tasto sia coerente tra tutti i giochi, giustamente perché hanno il loro, il loro device. E così fa Sony, così fa Microsoft, così fa Nintendo in realtà. Quindi è, è molto simile, ognuno con le sue peculiarità, le sue casistiche da controllare, leggere, provare, debuggare. Si va avanti così un bel piccolo incubo per essere <ride> ma sì 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 poi ognunque. si fa sì, noi ad esempio abbiamo scelto di farlo una per volta nel senso che prima le release saranno scaglionate durante l'anno perché siamo troppo piccoli per poter fare un, quello che viene detto sim ship quindi simultaneous shipping non ce la facciamo e quindi abbiamo detto partiamo da pc perché è sicuramente la nostra piattaforma di riferimento stadia perché quando per poi fare, vediamo che eh e man mano poi arriveremo prima su mobile e poi su console verso la fine dell'anno anche perché poi ovviamente nei primi mesi sicuramente qualche bug uscirà qualche aggiornamento verrà fatto in modo da poi arrivare a quando porteremo il gioco su console nella sua forma migliore, più completa chiaro, chiaro senti, una, una cosa che incuriosisce secondo me qualunque giocatore giocatore sia di videogiochi che di giochi da tavolo sono i tempi di sviluppo dei giochi, no? Nei giochi da tavolo noi abbiamo, non abbiamo la parte di programmazione, abbiamo però tutta la parte di game design, perché ovviamente è tutta la, la parte di sviluppo delle meccaniche e la parte di programmazione in realtà è la parte di illustrazione, di impaginazione da parte dei grafici e la stesura del regolamento prima dell'autore del gioco, poi della casa editrice, dei revisori. Quindi diciamo che tutto quello che è codice è un librettino con uno spillato, che per voi sarebbe un sogno, che tendenzialmente quantomeno non crasha, eh, Ma ovviamente può essere buggato e è un po' più difficile debuggare perché non possiamo certo. rilasciare le patch dopo averlo stampato meglio. Certo. Vengono fatte, ma veniamo linciati sistematicamente dai, dalla community, perché non si fa che si patcha un gioco. Certo. Eh, quanto tempo richiede effettivamente la parte di puro game design, quindi di, stu di studio di meccaniche, dinamiche, modelli estetici del gioco? Hmm. Allora, Ovviamente cambia da progetto a progetto, eh? sì, mi riferisco esatto. alle vostre esperienze, è... cioè quanto tempo investite su questo aspetto? Allora, ehm, diciamo che noi personalmente ehm, lavoriamo in maniera agile, quindi noi lavoriamo in maniera iterativa. Quindi sviluppiamo un pezzettino, lo proviamo, lo testiamo, lo miglioriamo e andiamo avanti. Um, nel nostro caso, e nel, ad esempio nel caso di Under Days, eh, la parte di, di game design è iniziata col giorno zero e finirà mai. Nel senso che ha seguito passo passo il gioco in maniera costante, perché eh, anche a fronte della scelta di fare autopubblicazione e eh, avendo rilasciato qualche piccola demo o qualcosa, mh, stiamo iterando molto sul gioco da diversi mesi anche con feedback utenti, quindi migliorando, fixando, mettendo a posto anche cose che, ok, per, al per altri può essere bug fix, però richiedono una componente di design perché comunque prendi de delle decisioni sul uh, far durare un'operazione un tot di turni piuttosto che meno. E quindi oggi pomeriggio eh, i ragazzi discutevano di, di feature di design, eh, che già sono nel gioco, ma nel come renderle ancora migliori, aggiungendo piccoli modificatori, piccole cose che si possono fare da qui al lancio. Quindi, ehm, per noi è un vanno in parallelo il lavoro di de della pro parte pro programmativa e il design uh, sicuramente mh, nel nostro processo produttivo ovviamente il design ha una all'inizio ini, all è, è il primissimo fronte che, si che, che parte assieme a quello artistico quindi la programmazione è partita molto dopo in realtà a lavorare su 100 days rispetto a, al nostro game designer um, in quanto ovviamente doveva essere doveva dare le basi per, del concept, dell'idea del, della parte creativa per poi da lì iniziare a imbastire tutto quello che era la documentazione, per iniziare a fare il progetto e poi man mano seguire il progetto e adattarsi, perché ovviamente non è una linea retta, è più un serpente che si avvolge su se stesso spesso e volentieri la, la produzione del design. E, e quindi sì, nel, nel nostro caso vanno di pari passo e si muovono in maniera abbastanza simbiotica anche. Um, Oggi quanto tempo dal, dal giorno zero di Android Days sono passati? Uh, quasi tre anni. Android Days? Quasi <ride> no, tre Days anni. Possibile. No, 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 un po' di più, quasi tre anni, perché abbiamo iniziato nel 2018 più o meno. Sì, in questi, okay. in questi se non è mese di aprile, è mese di maggio, abbiamo iniziato le prime discussioni eh, sul fare questo prodotto e su che cosa volevamo farci con questa roba. Um, quindi schizzi, pensieri, ragionamenti. All'inizio era un giorno, tipo mezza giornata a settimana perché facevamo dell'alto, lavoravamo per Milestone in quel momento lì, quindi tipo qualche ora alla settimana la dedicavamo ad Andre Days. Um, nel 2019 abbiamo lavorato in maniera, vorrei dire part-time sul prodotto uh, perché avevamo altri progetti per, per committenti, per aziende con cui facciamo lo sviluppo e dal 2020 da febbraio 2020 siamo full time sul gioco, proprio 100%. Eh, quindi sì, sono circa tre anni come spazio temporale di lavoro effettivo, probabilmente due anni e qualcosa. Perché okay. poi si è alternato ad altre diciamo. cose. Sì, sì, se, se, se schiacciamo tutto. Ecco, e que questa è, mi genera un'altra domanda quasi spontanea. Ma uno studio indie, perché uno studio maxi eh, chiamiamolo così, accede a milioni di forme di finanziamento perché ha generalmente alle spalle o colossi o fondi di investimento, fondi azionari, la borsa, certo. eh, ha un milione di modi per aumentare e approvvigionare il capitale di cui parlavamo. Uno studio indie deve pagare bollette, sede, luce, computer che si rompono, servizi in cloud, eccetera, day by day e non ha il rubinetto di soldi da aprire dietro, dietro le, le spalle. Come si fa ad avviare un progetto che comunque cannibalizza una quantità di ore uomo enormi e al tempo stesso mantenere un assetto finanziario che, che mantiene l'azienda stabile? Non tante consulenze, progetti offside, con, con, Rara, come si sbarca il Lunario? Eh, noi siamo fortunati in questo, nel senso che mh, in quelle che sono le attività business to business che abbiamo fatto in passato, abbiamo sempre fatto videogiochi. Non, tante aziende magari fanno. Il dipartimento che fa siti web o altro, deve essere fatto videogiochi eh, più o meno degni di questo nome. Ditemi cosa volete, però abbiamo sempre fatto quello. Um, diciamo che mh, in, la nostra idea imprenditoriale poi oddio, non è, che, eh, è sempre stata quella di mh, provare a mettere in parallelo le cose, mantenendo magari qualche cliente B2B facendo dei, dei lavori che possano il cui utile fondamentalmente di quel lavoro viene poi a batch di, di mesi di lavoro, di settimane, viene poi riallocato sull'azienda per fare due settimane intensive, un mese intensivo, due mesi, okay. tre mesi, quattro mesi. Um, questo è stato il modo con cui abbiamo lavorato su Android Days per, per lungo tempo um, e che per noi ha funzionato. Mm, non è la modalità che funziona per tutti, ci va un'estrema disciplina proprio finanziaria di... di di gestione dei conti, dei, dei passi delle cose, um, poi nel nostro progetto sono entrati due partner molto importanti: nel senso che mh, abbiamo ricevuto l'Epic Mega Grant, nonostante il nostro sia un gioco in Unity, uh, sia sì, all'inizio del, del 2020, e l'altro partner corso è stato Google Stadia che ha cofinanziato il prodotto. Um, questi due partner hanno fatto sì che il gioco potesse arrivare a termine e che l'azienda potesse continuare a mantenersi e andare avanti. Eh, ovviamente ci sono degli investimenti di capitali propri miei e del, del mio socio sul, sul, su questo prodotto sicuramente. Eh, un po' di ragionamenti con le banche perché comunque vanno fatti perché siamo aziende, siamo imprenditori quindi non è semplice perché ovviamente poi ti proponi con un business che è immateriale, eh, è visto da tutti come una perdita di tempo, specialmente da quelle generazioni lì, però noi questo l'abbiamo fatto, abbiamo discusso con delle banche e siamo riusciti a portarlo a termine, così. Però non è non è semplicissimo, diciamo che eh, tante aziende indie eh, finanziano il loro prodotto attraverso un editore, quindi con un publisher che fondamentalmente anticipa del capitale, che però poi recu recupera sulle prime vendite. Eh, noi abbiamo portato dentro dei partner che non hanno questo tipo di, di, di requisito, di necessità, e abbiamo lavorato di capitali nostri e con capitali esterni che però recuper cioè recupereranno con le modalità con cui recuperano le banche. Senso. Chiaro. Chiaro, interessante perché spesso uno dei grandi problemi che abbiamo, almeno noi nel gioco da tavolo, ma vedo che più o meno eh, tante cose sono in contatto, è far capire che anche se per molti è gioco, per molti altri è lavoro, sì, degli sì. aspetti di business, di, di economia, di gestione dell'azienda, non possono prescindere no, dagli da certo. altri aspetti dell'attività. E se si va a creare divertimento è perché prima siamo stati più o meno bravi a far, a far tornare la parte sì. meno, meno ludica, ma forse più o meno ma strategica. Ma purtroppo molto importante. Sì, esatto. sì, verissimo questo. Verissimo. Esatto. Senti, il, um, per, per sviluppare Andre Days, quali figure avete messo in campo per chi non conoscesse bene il, il vostro studio quindi... Quali sono le professionalità che sono state impiegate? Allora, noi siamo, come studio, siamo sei persone, in questo momento. Um, io mi occupo di business development, quindi tutta la parte di, di rapporti business, appunto. Yves, uh, il mio socio, che fa tante cose diverse, nel senso che fa, si, ricopre un sacco di ruoli in azienda, ma principalmente um, si occupa di seguire la produzione, quindi segue giornalmente i ragazzi, il team, tutto quanto. Poi abbiamo un game designer, Francesco, Um, un artist mh, 2D, 3D, principalmente 3D che è Alice, due programmatori, Mauro e, e Federico, um, poi ci siamo avvalsi di una serie di figure esterne, um, quindi freelance e professionisti che arrivano anche da settori diversi, quindi abbiamo, abbiamo usato... Abbiamo lavorato con... Un, adesso c'è un team che si occupa di audio per noi, che è un team di ragazzi tedeschi, Tumult Collective, sono estremamente bravi, hanno, hanno alle spalle un portfolio pazzesco, che si occupa di tutta la parte audio e sonorizzazione del gioco. Eh, Maddalena che è la nostra writer, che è la persona che ha scritto la parte di, di storia e, di, e tutto quello che si riguarda i testi del prodotto. Um, un artista 2D solo per la parte di interfaccia, che è Roberto. Eh, due art director francesi che hanno seguito la, la fase iniziale del prodotto, quindi la pre-produzione di Android Days. Um, due ragazzi, un duo di artisti francesi bravissimi, um, che abbiamo preso proprio perché in quel momento lì le nostre risorse interne erano occupate su lavori di, per certo. un'altra azienda e perché volevamo avere un, un taglio, un visual un po' internazionale. Che, che, molto accattivante quindi abbiamo fatto un po' di ricerca e abbiamo preso loro um, una ragazza che in questi, in questi giorni sta facendo del voice over uh, ci sono un sacco di professionalità diverse che entrano in gioco nello sviluppo di un prodotto come questo un tester, nell'ultimo mese e mezzo abbiamo avuto un ragazzo che ci ha seguito giornalmente come tester per fare il grosso del lavoro di trovare bug segnalarli Corregge, controllare che fossero corretti, quindi, che è Matteo, eh, un, sacco, un sacco di persone. Diciamo che questo gioco le contavamo qualche giorno fa, l'hanno ci, ci hanno toccato una trentina di persone in termini di, di produzione. Eh, una persona che adesso mi sta, sta dando una mano a me sulla parte marketing, quindi per fare del, del PR e rapporti con le testate giornalistiche. Quindi, sì, tanti, tanti, tanti. È un, be un, be un bel impegno tirare poi tutte le sì. fila di, di questi rapporti, di questi collegamenti. Sì. Senti, Nicola ha fatto una domanda che, che, che ti stavo per fare, ma Nicola, spesso il nostro accanito follower, mi anticipa, ti chiede quanto sarebbe più facile il tuo lavoro all'estero? Se la tua azienda fosse tale e quale l'attuale, ma situata all'estero, sarebbe più leggera la tua giornata o non cambierebbe praticamente niente? Parla non. prevalentemente di burocrazie con tortaggini varie no, no, no. dello Stato italiano. Mm. Cambierebbe poco. Siamo completamente... cioè, io sono molto onesto su questo. Secondo me cambierebbe molto poco. Nel senso che abbiamo provato a fare un'azienda fuori e non è che... Che le cose non, non aprivano, non cascavano oro dal cielo, insomma. no, non cascavano dal cielo all'estero. Ehm, allora, sicuramente la burocrazia italiana e la gestione di un'impresa italiana ha una serie di complessità che tutti sappiamo, nel senso, eh, carte, carte, scartoffie, eh, fogli, firme, controfirme, eh, sì. Su questo siamo d'accordo tutti, ce n'è una sovrabbondanza rispetto a un modello, ad esempio, quello inglese, eh, dove in due giorni tu hai una partita io e una società. Ehm, vero, verissimo, non si può negare. Dall'altra parte, se io dovessi aprire in Inghilterra eh, la stessa necessità di capitali che ho in Italia ce l'avrei lì. Cioè, la, la il lavoro mio giornaliero eh, è, è quello di. Garantire una stabilità economica all'azienda eh, che io ce l'abbia in Italia, in Germania, in Francia, in Inghilterra, ovunque avrei lo stesso problema. Poi magari ci, ci sarebbe qualche strumento in più, mm, sì, oppure sarebbero strumenti un po' più evoluti. Questo sono d'accordo. Sicuramente c'è anche un discorso di eh, non posso dire, mancanza di, di strumenti propri per il settore tech in Italia, tipo contratto del lavoro. Questo è vero, sì, sì, sicuramente. Però quella parte lì è una parte talmente piccola. Nel senso, una volta superato il, il primo step, poi il viene più difficile. come step. si fa esatto, a mettere d'accordo no? stato e con, azienda dopo. Con un, un buon commercialista che ti segue, con una, una buona, un buon consulente che ti segue eh, riguardo al mondo del lavoro. Una volta fatto Il primo step, cioè, una volta assunto il primo, li assumi tutti se alla fine poi il giro è lo stesso. La più grossa complicanza è il discorso del mantenere una stabilità, un cash flow, i capitali e questo ce l'hai ovunque. È proprio il fare business la, la cosa difficile. Eh, poi, sì, avessi da due carte in meno da firmare ogni tanto e qualcosa fosse un po' più digitale, un po' più telematico, ecco, sì, lo ringrazierei, però. Non è quella la, la vera difficoltà, secondo me, del fare impresa alla fine, vero, vero. E, e invece, sul fronte risorse umane, come vi muovete di solito? Perché io ho una cosa che mi sono accorto per la nostra azienda, che insomma, ormai comincia a belleggiare per una dimensione abbastanza consistente, è che non è un cavolo facile assumere le persone giuste no. nelle posizioni giuste. Proprio la fase di ricerca è. È complessa. Voi come com fate a cercare nuovo personale quando allora, serve, ovviamente? Eh, mh, facciamo du due cose principalmente. Tutte le persone che sono entrate in azienda che adesso hanno un contratto stabile sono state provate almeno un paio di mesi come esterni, eh, con forme di contratto anche a termine, eh, per per capirci e per conoscerci perché Beh. come io devo capire te che verrai dentro tu devi capire wow. io che sono perché magari poi tu non ti trovi con me e non funziona mm, questa è una cosa che facciamo sempre al di là del discorso del, del periodo di prova al di là di quello nel senso partiamo con un contrattino piccolo magari due o tre mesi ci conosciamo se non ci piacciamo arrivederci grazie per entrambe um, perché un discorso di un'azienda piccola come la nostra bisogna anche che le persone empaticamente remino tutte nella stessa direzione okay. eh, per trovare la risorsa giusta eh, devo essere onesta ci siamo affidati a un giro di conoscenze di amici professionisti in questo settore per cui se mi, mi serve qualcuno passa parola un giro di chiamate sì passa parola assolutamente, assolutamente. Mm, più che altro perché spesso affidarsi a recruiter o altre cose c'è un discorso di scala eh, se io chiedo a aziende o amici che, che lavorano in, in realtà grosse come le mie eh, so che la persona che mi consiglieranno è una persona che sarà capace di affrontare i problemi che ha una realtà grossa come la mia eh, se parlo con recruiter magari mi trova il super top fenomeno però in una realtà piccola, ogni tanto devi fare anche cose che non sono propriamente il tuo, però lo fai perché abbiamo tutti la direzione da puntare. Eh, Dall'altra parte ci avvaliamo spesso ehm, di freelance e eh, di professionisti molto verticali. Nel senso, io non ho un, un narratore, un writer fisso in azienda, però quando mi serve lo cerco e prendo una persona che faccia quello e che sia il top certo. in quello che fa. Non abbiamo un reparto audio interno, eh, per Andre Days sapevamo di volere un audio spaziale, volevamo qualcosa di molto bello, molto più bello di quello che avevamo fatto finora, perfetto, abbiamo cercato un team che avesse tutto il, il pedigree corretto per fare quella cosa lì. Eh, Cerchiamo sempre di essere abbastanza onesti anche in quello che offriamo e in quello che c'è sul tavolo. Nel senso, siamo una, una realtà piccola, i nostri budget sono di questa dimensione: se ci piacciamo, se ti va di, di provarci, di lavorare assieme, ok. Se già il budget per te è un ostacolo, guarda, non andiamo nemmeno avanti perché in realtà non posso, dar, non posso offrirti di più, cioè non posso andare oltre quell'ostacolo. Quel eh, sempre un po' un discorso di trasparenza. Uh, nei confronti delle persone che entrano uh, perché, perché sì, perché è così che cioè, pensiamo che sia il modo migliore per lavorare. Ecco. Chiaro, è, è anche vero che col passaparola poi si rischia sempre un effetto un po' di autoreferenzialità, no? non si esce mai dal giro, non si aprono spazialità nuove, quindi a volte è un po' diventa, eh, sì. diventa difficile no? anche per sì, portare sì, sì. dentro un punto di vista diverso rispetto a quello che si ha. Che Secondo sì, me, il quello... grande problema è tutte le piccole imprese, micro piccole imprese, perché sì, poi, sì, 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 si, come dicevi te, l'ambiente è piccolo, ci si conosce tutti, si lavora tutti a strettissimo contatto, smart working, non smart working. E quindi deve esserci un bel clima, altrimenti diventa una guerra, no? Non è che sai, eh... ti vedo una volta al mese per il meeting aziendale, ma siamo in una palazzina distante, e certo. non abbiamo a che fare per un mese no, intero, no, no, no. però è di contro. Le idee si contaminano e diventa una specie di mente alveare Vanno che è un, è un modo superando un superante. problema. Su quello che concordo con te che è un po' un problema. Me ne rendo conto anch'io e ci si prova. Cioè, nel senso, um, sì, quello che sp facciamo spesso cerchiamo di far sesso è provare a metterci eh, a metterci in dubbio o a dubitare di quello che stiamo dicendo, di quello che stiamo facendo, cercando di analizzare che cosa c'è c'era fuori. Però è difficile nel senso, sono. Sono lavori molto su se stessi, no? E come lo fai su se stesso? Lo fai sulla tua attività, lo fai sulle persone che lavorano con te, lo fai su... Però è vero, questa cosa, col passaparola purtroppo c'è un rischio lì, c'è. Eh, L'altra cosa che ogni tanto tendiamo a fare, se è successo in passato, eh, proprio perché abbiamo creato una network con altri studi, con cui siamo amici, si... Sì, piuttosto se mi servono delle risorse proviamo a lavorare insieme, proviamo a capire se tu hai un, uno dei tuoi scarichi io ne ho uno dei miei per, uh, sempre per un discorso di uh, essere più efficaci in quello che facciamo ottimizzare i carichi per tutti e uh, quest'anno sono io in produzione, quindi magari io ho più capitale da investire, posso dare una mano anche a due studi piccoli che magari faranno più fatica l'anno prossimo che sei tu in produzione e io magari no allora tu puoi dare una mano a me, no, facciamo anche tanti di questi ragionamenti, però eh, non, è, non è semplicissimo, c'è cioè un proprio un gioco di giocoleria spicciola, risorse, esseri umani, tempo e tutto, insomma, quello. Infatti, guarda, per ritornare al tema che cosa funziona male in Italia, oggi trasversalmente il mondo delle imprese, secondo me è proprio il mercato del lavoro inteso come capacità di trovare le persone giuste, le posizioni giuste e anche nella... Ora dico una parola che tutti gli iscritti a un sindacato mi impalano da domani, però mobilità, non, non inteso come licenziamenti, ma come dicevo, ho un grosso expertise, ma magari la mia azienda in questo momento è un po' ferma sulla mia professionalità, avere l'opportunità di avere Erasmus aziendali, scambi culturali, che però è, arricchiscano ah, la certo, professionalità. Assolutamente, stesse. assolutamente. Cioè il prestito di risorse umane, ad esempio, è una cosa che negli States funziona molto bene fra aziende grandi e aziende piccole che vengono, vengono utilizzate proprio come vivai no? per, per fare expertise eccetera in Italia è una roba che non, non è nemmeno legale ma perché qua ha preso, ha preso la brutta piega del body rental del discorso proprio perché qua siamo all'opposto questo negli anni 90-2000 siamo all'opposto con io sono una società che non fa niente se non prestare risorse a qualcuno mm. no. Cioè, un conto è quando siamo due società che producono ognuna qualcosa di sensato, di concreto, poi più o meno di successo, quello, sai, ci sono milioni di, di, di caselline. Di, sì, certo. di parametri, E condividiamo informazioni, condividendo anche le risorse, però entrambe viviamo di una nostra natura. Un, il discorso italiano è stato proprio l'opposto del... somministrazione. Pure. Io non faccio niente, non ho un'azienda di sole di, essere, di, di caselline da riempire, cioè, e do tutto fuori, e piazzo queste persone là fuori. E così snaturi tutto perché la tua azienda non ha un'identità. Perché la tua azienda è, è x persone che lavorano su x progetti in x posti diversi, quindi non hai più un'identità, non hai più una vision, non hai più una missione. Non, non sei, sei un blob di esseri umani, che è bruttissimo. Le persone che ci sono dentro si sentono: passami il termine, prostituite, perché oggettivamente è proprio è brutto, è quasi abusivo. Ehm. Uh, e, e siamo tutti infelici, no? Nel senso, quello che stiamo cercando di fare noi è proprio un discorso di eh, ognuna delle nostre società noi collaboriamo con altri studi ha la, nostra, la propria identità. Io certe cose che fanno gli altri, magari non le farei, loro non farebbero quello che faccio io, ma proprio quasi sicuro, anzi, ci metto mano sul fuoco. Però, se abbiamo dei, dei problemi, se abbiamo delle. delle, delle de, cerchiamo di, di aiutarci perché solo facendo una rete sana di aziende che hanno dei principi dei valori, allora lì sì che iniziamo a macinare bene, lì sì che iniziamo a metterci assieme e portare capitali, crescere, crescere come industria è proprio quello il discorso che è un discorso che qua in questa zona, zona dove viviamo noi eh, nel mondo del vino fanno tantissimo eh, un discorso che noi sentiamo molto vicino perché le cantine qui fanno tanta rete per provare a vendere di più insieme non uno contro l'altra, insieme. È un discorso un po' diverso, secondo me, dalla, dalla questione del, del po' di rendere. Il diverso richiede tanta brillantezza imprenditoriale, in Italia sappiamo bene che la, la, me, la, media, la, la media mentalità, scusate, giochi di parole. Imprenditoriale è quella del possesso, non della costruzione, quindi sono eh, due cose sì. completamente diverse. Sì, sì, Possedere sì. il terreno e costruire un grattacielo sono due, due attività lavorative completamente diverse. Tra l'altro, eh, si sì. scrive in chat: un altro problema è anche il contratto nazionale. In un lavoro dove si va molto proiettivi, dove l'orario flessibile è molto usato, a bilancio ti ritrovi una marea di ore di permesso e ferie che comunque ha un bel costo sul groppone. Eh, essere nella stessa categoria di metalmeccanici è già per definizione un problema, questo è un altro grande problema italiano che è basato su un contratto, su tanti contratti che ricordano molto più le catene di montaggio degli anni 70 dei mestieri digitali 4.0. È un'eredità eh. che ci portiamo dal da boom economico e quindi sì, però sì, noi sì. non abbiamo il boom economico cioè il dramma de, de, del no boomer è eh, che sì. usiamo gli strumenti del boom economico ma non abbiamo mai vissuto un boom economico anzi diciamo abbiamo vissuto un 15 ventennio di sfighe totali covid sciligine sulla torta anzi stiamo zitti perché non si sa cosa potrebbe succedere nei prossimi 5 e anni e domani meteoriti e, zombie sì, e, e dinosauri insetti giganti guardatevi eh, Love and Monsters bellissimo su, ho visto ieri su, in, sera ca non cavolo. è un capolavoro ma è un capolavoro no è bellissimo davvero <ride> nella sua semplicità sono. è un capolavoro sì. Elisa senti è stato un piacerone ci sarebbe da stare qui a chiacchierare milioni di ore magari ricapiti quando, quando è un buco prima io vedere. ricordo a tutti che Android days è il lancio il 13 maggio quindi prima piattaforma Steam sì, sì. o Stadia Steam. Steam, Steam, Steam. Eh, in realtà escono insieme Steam, GOG, e Epic e Stadia ok tutto, la che, PC tutto quello che è PC, perfetto. Sì. Quindi andatevi a curiosare, il sito ve lo stiamo passando in chat da un po', quindi molto interessante, poi molto cute, molto board game like. Sì, ricorda sì, il sì. nostro Viticulture nel settore del gioco da tavolo. Assolutamente sì. È di Taston Mayer, abbiamo notato alcune, alcune analogie, ma ci sta Ah la sì, sì ah, verissimo. Anche noi l'abbiamo notato poi... quando abbiamo comprato Viticulture. <ride> Nel, nel dietro di quinte parlavamo del fatto che sono appassionato anche di gioco da tavolo, ovviamente, perché poi insomma Ciao. il gioco è gioco che si faccia intorno a un tavolo davanti a un monitor, resta sempre gioco. Elisa è stato un piacerone, saluto tutti i ragazzi del, del tuo studio e grazie. ancora grazie per essere stata qui. e Ragazzi, in chat, buonanotte a tutti, e buonanotte a Fox e Regia. Ciao.